Il mercato del Teramo si chiude con il colpo Pedro Costa Ferreira, contratto biennale per il centrocampista ex Lecce che torna in biancorosso a distanza di qualche stagione e completa una batteria in linea mediana davvero di altissimo profilo. Costa Ferreira non è mai uscito dai radar biancorossi da quando l'affare in estate sembrava ad un passo dalla definizione prima dello stop temporaneo. Questo perché il portoghese ha voluto attendere una chiamata dalla Serie B mai arrivata e a quel punto il progetto Teramo si è fatto troppo coinvolgente per poter dire di no. Con Arrigoni, Bombaggi, Viero, Santoro, Mungo, Lassic e Minelli, Tedino avrà solamente l'imbarazzo della scelta. Insieme a Costa Ferreira, nelle ultime ore di un mercato interminabile, sono arrivati anche l'esterno destro Filippo Florio dal Pordenone, che va ad occupare una casella ancora sguarnita, ovvero quella dell'alternativa a Cancellotti, che finora non c'era. Il ragazzo classe 96 arriva a titolo definitivo, così come il portiere Mattia Valentini, che tuttavia, e passiamo alle cessioni dell'ultimo giorno, fa il percorso inverso rispetto ad Angelo Persia, che saluta il diavolo passando la Fermana. D'altronde l'arrivo di Costa Ferreira avrebbe ingolfato troppo il reparto, senza un'uscita sempre nella stessa zona di campo. Insieme a Persia davanti saluta anche Saveriano Infantino e lo fa dopo sei mesi durante i quali aveva contribuito con 9 reti alla salvezza del Teramo nella scorsa stagione. Anche per lui si tratta di un ritorno a Carrara dopo una trattativa lunga e terminata solamente a pochi minuti dal gong. Con la partenza di Infantino saranno in 5 a giocarsi davanti una maglia da titolare: Cappa, Martignago, Magnaghi, Cianci e Birligea, sul quale l'allenatore e la dirigenza scommettono molto. In difesa invece resta Ivan Speranza, lusingato dal Pineto nei giorni scorsi ma ancora in organico. L'acquisto di Iotti toglie ulteriormente possibilità di giocare al difensore, che tuttavia sembra comunque volessi giocare le carte durante la stagione. Infine, altre due partenze che riguardano due giovani, Bregasi e Celentano. Il primo centrocampista rimane in Abruzzo e vestirà la maglia del Chieti, mentre il secondo esterno di difesa va sempre in Serie D, ma andando a rinforzare il Cerignola. Una rosa totalmente ricostruita dunque, quella del Teramo, che adesso ha una squadra 1 e una squadra 2, con le coppie in ogni reparto per provare a giocarsela alla pari con le grandi del girone C. Dopo la sosta forzata adesso c'è il banco di prova Avellino sabato sera per iniziare la rincorsa ai primi posti della classifica.